Qui stiamo seguendo la nuova saga del government shutdown in America e questa ormai è diventata una faccenda che viene tirata su periodicamente per motivi più vari, ma questa volta è un motivo abbastanza urticante e ben preciso in un certo senso, molto più preciso che in altre circostanze, ed è il famoso muro con il Messico. In sostanza, Trump chiede al Congresso il finanziamento di questo muro con 5 miliardi, perché dice questo è quanto serve, è inutile che stiamo a cincischiare, è un'opera mastodontica e costerà 5 miliardi. Il Congresso, sempre intenzionato a dargliene non più di 1,5 miliardi, insomma. In questo modo si è scatenata la nuova diatriba tra presidente e congresso. Tu come la vedi? Che sensazione hai vivendo negli Stati Uniti? Ma io sì, io la vedrei nel complesso. Ci sono tre cose che Trump sta facendo. Uno, ritirare i soldati dalla Siria e anche in parte dall'Afghanistan. Due, è questa cosa del muro. Tre, è questa negoziazione sui dazi. La mia impressione è che, poi possiamo vedere ogni azione individualmente, ma la mia impressione è che Trump stia entrando in campagna elettorale. Certo. E lui vuole entrare in campagna elettorale dicendo ai suoi elettori, quelli che lo seguono in spite of everything, quelli che non credono, credono che ci sia una caccia alle streghe, contro di lui per fare l'impeachment e compagnia, sta facendo le cose, sta praticamente dicendo loro: io ve l'avevo promesso e così ho fatto. Lui aveva promesso il muro, l'hanno votato con quella promessa, lui vuol dire: io questa promessa la faccio. Tengo fede alla promessa del muro. Aveva detto sui Marines, avevo detto io tengo fede, avevo detto che ci saremmo ritirati dalle guerre in giro per il mondo e tengo fede a questa promessa. Sui dazi ancora secondo me è incerto lui, perché deve capire due cose, deve capire se riesce a portare a casa qualcosa di civile da presentare agli elettori e capire a che punto sarà il mercato tra 60 giorni, perché lui si è sempre vantato di aver portato sul mercato, ma tra 60 giorni il mercato è morto, accoppato. Lui probabilmente dice: beh, a questo punto è inutile che io favorisca il mercato, perché ormai il mercato è morto. E vediamo cosa si aspettano i miei elettori, perché gli avevo sempre promesso una sostanziale China policy. Quindi sulla Cina, secondo me, lui è incerto. Però sembra che lui sia ormai. Non importa che i suoi elettori, la sua base sia meno della minoranza, capito? Non importa. Lui ha quel 35%, quel 30%, quel 38%, quel 40%, quelli lì li vuole tenere lì, ok? Per cui fa cose che lo mettono contro il sistema era assolutamente contrario al ritiro dei soldati dalla Siria. Eppure lui ha votato, lui ha deciso da solo contro il sistema. Il sistema era assolutamente contrario al muro. È assolutamente contrario allo shutdown, ma lui se ne frega. Se repubblicani e democratici, ormai lui è lui da solo contro un fronte bipartisan. Certo, questo è vero, questo è assolutamente vero. Quindi la mia impressione è che il suo intuito politico gli dica questo, ossia no matter what, io ho un elettorato duro, fedele, che mi vuole contro un sistema delle elite che vede di fatto repubblicani e democratici insieme, io vado per la mia strada perché altrimenti mi ritrovo. E quindi c'è un question mark sui dazi. Questa è la mia impressione. Cioè, tutti, repubblicani e democratici, ce l'hanno a morte, sia sulla storia del muro, che non vogliono, sia sulla storia del ritiro dalla Siria, che non volevano. Mattis si è dimesso, e ha il supporto, basta vedere i tweet.
visto uno che l'abbia sostituito. Questo mi sembra sullo shutdown, sai, in realtà è uno shutdown. Nessuno che abbia sostenuto Mattis o nessuno che abbia sostenuto Trump, dici, nei tweet? Ah, nessuno ha sostenuto Trump. Io non so ancora chi lo sostenga. Se io non di solito i media fanno vedere i pro e i contro, ma io non vedo, a livello congressuale, non vedo nessuno che lo sostenga, sia sulla storia del shutdown, sia sulla storia del sì, sì, no, che sia che lui voglia, diciamo, definire lo scontro come Trump contro tutti, contro quello che i suoi supporter chiamano the swamp, cioè la palude. Sarebbero, boh, in Italia potrebbe essere tradotto come i poteri forti, mm-hmm, yes, o come il deep state, le camarille burocratico-politiche, insomma tutto questo, il complesso giudiziario politico-burocratico. Ed in parte è vero, perché sai, in politica chi viene eletto ha un grosso desiderio, che qualcuno gli bacia il culo. E quando qualcuno non gli bacia il culo, si sente male. E Trump è stato uno che non aveva bisogno di baciarlo a nessuno. E non l'ha fatto. Non l'ha fatto a McCain, che era un pilastro, era un monumento nel congresso. Non l'ha fatta Paul Ryan, tra i repubblicani. Poi non parliamo dei democratici. Insomma, non l'ha fatta a Pelosi, a tutti gli altri. E quindi questo qui lo ha messo in rotta di collisione perché, diciamo, è un personaggio fuori dagli schemi che rifiuta, tra l'altro, quegli schemi, che di bipartisan non ha nulla, e quindi gli elettori, quelli che per motivi più svariati ce l'hanno contro il sistema in qualche modo, vogliono Trump, cioè sono, ed è una, diciamo così, un supporto inossidabile. Non c'è nessun argomento logico, razionale o di qualsiasi tipo che intacchi questa fede, perché è la persona che incarna i loro desiderata, i loro, diciamo così, le loro battaglie. Però io mi chiedo, e a un certo punto questa cosa qui diventa, diciamo, prendiamo il caso della Siria, no? O in generale del ritiro dei soldati. Il punto non è ritirare i soldati, tu i soldati li puoi sempre ritirare. Il problema è ritirare i soldati quando hai vinto, non ritiri i soldati per perdere la guerra, quello lo sa fare qualsiasi beota. E sul muro col Messico il discorso è ancora, insomma, è vero che c'è una grossa fetta, probabilmente più che maggioritaria, dell'opinione pubblica americana che il muro lo vede di buon occhio. Però in vista delle elezioni del 2020, innanzitutto questo muro non verrà costruito, non sarà costruito in così breve tempo. Numero due, gli andranno a ricordare che lui in campagna elettorale aveva detto che il muro l'avrebbero pagato i messicani. Ora, quando invece lui fa questa manovra, che politicamente è abbastanza dubbia, di dire no, il muro adesso ce lo paghiamo noi, non lo pagano più i messicani, sono 5 miliardi di dollari, che non è esattamente un ammontare trascurabile, e secondo me non ce la faranno nemmeno a costruire con una dotazione del genere. Può darsi che questa cosa gli si ritorca contro se dall'altra parte o uno sfidante repubblicano alle primarie o il nominì, lo sfidante democratico nel 2020 saprà utilizzare questi due argomenti, e lui si ritrova in mutante. Sì, sì. Cioè, non è una cosa su cui puoi vincere di sicuro le elezioni. Ma no, però si presenta alle elezioni con la sua base compatta, poi dopo, sai, cambiano le cose,
trova un oppositore che magari ha qualche punto debole per cui lo demonizza, capito? Poi dopo sì. Da lì in avanti, capito? Poi da lì se la gioca. Se arriva senza base non si gioca neanche quello. Ma sai, in ogni paese, cioè quando in ogni sistema bipolare, no? Dove alla fine è la scelta tra due candidati, i due schieramenti partono sempre da un 40%. La vera partita si gioca sul 20% di voti che, sì, tra indecisi o voto d'opinione che passa da un campo all'altro a seconda delle issues, no? A seconda delle proposte, delle politiche che ciascun candidato propone. Ma la base, cioè, non è che uno che è un repubblicano di lungo corso di punto in bianco vota democratico. Più o meno si tura il naso e magari pur non essendo Trump la prima scelta, dice vabbè, piuttosto, come quello che è successo poi nel 2016, molti repubblicani hanno votato Trump per quanto lo odiassero, perché l'alternativa Hillary era peggiore, almeno ai loro occhi. Eh sì, così fanno. Cioè lui è felice di... Lui è felice di andare allo scontro, capito? Lui ah no, nella sua natura. Sì, io questa cosa qui l'ho promessa, la faccio e... mette in difficoltà, lo shutdown non è colpa mia, è colpa di quelli che lo provano, perché io mantengo le promesse per cui mi avete votato e così. Cioè, non è abbastanza. Ma secondo te quanto può andare avanti questo shutdown? Perché poi alla fine, sai, lo shutdown, parliamoci chiaro, magari la gente pensa che si tratti di chissà quale ordalia, in realtà poi alla fine nessuno viene licenziato, viene a costare di più di quello che sarebbe costato senza lo shutdown, cioè non è che gli stipendi non vengono pagati o i servizi poi vengono interrotti, in qualche modo ci si arrangia e poi magari per riprendere, diciamo, il corso normale degli eventi devi pagare più ordini straordinari, per cui questa roba invece di essere un risparmio, come uno sarebbe indotto a pensare, finisce per essere un aggravio di costi. Ma diciamo così, quanto può durare la pantomima, secondo te? Ah, io sai cos'è? Io non vedo la soluzione. Perché... Ah, interessante. Io non vedo la exit, perché se ci fosse stata una exit l'avrebbero evitato. Cioè, hanno fatto... cioè la exit veramente non la vedo. Come hai detto, non è così grave. Cioè, c'è una gran parte del budget è stato finanziato, quindi ci saranno circa 800.000 dipendenti federali che avranno lo stipendio decurtato oppure posticipato, ma non è una tragedia, non è uno shutdown al 100%, però io non, certo, io non vedo come Trump possa darla su a sto punto, e se la cosa si trascina io non... è più facile che la dia su un congresso, che invece di dargli 5 miliardi gli dia 1 miliardo, ma tanto... No, ma 1,5 miliardi ha già detto che erano disposti a dargli. Per cui alla fine io vedo, ormai Trump quando prende quella cosa lì è difficile che molli. Però questo è un congresso che sta per esaurire il suo mandato, cioè da gennaio ci sarà un nuovo congresso. Ah, ma il prossimo è ancora, sì. Quindi tu non pensi che con, cioè, alla fine della giornata il prossimo congresso sarà ancora meno ben disposto verso Trump, per usare un eufemismo. Sarà un congresso. Sì, lo so, però loro. Sì, però lui dice: questi sono i responsabili, colpa loro se fanno lo shutdown, è tutta media per lui, perché loro sono 400. Lui è solo, per cui prende il blame, però prende anche il merito. E tutta lui tiene in scacco il mondo dei media, capito? Ogni giorno c'è uno, è sempre lui che domina lo schermo. Guarda, quel fatto lì della Siria è bestiale, cioè non ce n'era uno, ma lui più è solo, più lui prospera. Ma sai che cos'è? Su questa storia della Siria, guarda che anche, adesso che mi ci fai pensare, la base, o per meglio, i supporter più convinti, stiamo parlando di questi Tea Party, Reaganites, insomma,
Libertarians, stiamo parlando di Matt Levine, Ben Shapiro, i Breitbart della situazione, eccetera. Sono tutti infuriati, eh? Non l'hanno presa bene questo il ritiro del 2000, che dici tanto, cioè lasci il campo ai russi, agli iraniani, sono scacchiere importanti, 2000 soldati sono una goccia nel mare nel bilancio americano, ma cosa ha in testa? Cosa, come dicono a Roma, che te dice la capoccia? Perché Sì, effettivamente è una mossa piuttosto strana. no, Contro sai Lucello. cos'è che cioè, la storia è complicata, però loro dovevano battere l'ISIS. L'ISIS è finita, no? Adesso anche uso, c'hanno 2000 persone lì. Ormai gli americani si vogliono disimpegnare dal Medio Oriente, no? Perché non hanno Questo più è vero, petrolio, questo è perché verissimo. sono. Per cui, perché non se, gli è sempre andata male, per cui si vogliono disimpegnare. Questo è vero dai tempi di Obama, eh. Sì, io sono andato a un incontro su questo tema all'MIT e c'era l'ambasciatore americano, c'erano tanti curdi e l'ambasciatore americano disse: ragazzi, io, noi siamo stati alleati dei curdi, ma noi eravamo alleati contro un nemico comune. We are the common enemy, we are not allied forever. Adesso che abbiamo battuto il nemico comune, noi andiamo, l'alleanza non è per sempre. Se devo pensare a un punto di vista strettamente americano, non ci conviene rimanere lì a combattere, fare casino, inimicarci Siria e Russia solo per difendere i curdi. Ci siamo alleati per un issue, l'abbiamo vista, buongiorno, buonasera. C'erano i curdi in aula che dicevano: ma come, cazzo, ci abbandonate? Ma allora, ragazzi, io devo pensare agli americani, diceva l'ambasciatore. L'interesse degli americani non è quello di morire per i curdi adesso. Per cui, buongiorno, buonasera. Quindi questo è il discorso degli alleati, cioè un'America che rinnega gli alleati è un'America non bellissima, perché i curdi saranno spazzati via. Però Trump non ha promesso un'America generosa che rispetta gli alleati. Trump ha promesso un'America che pensa a se stessa. Questa è un'America che pensa a se stessa in modo molto crudo. Sì, però a lungo Capito? andare ti erodi un capitale di credibilità Ah, ma è quello che quando sostengono tutti, capito? Ma pensa agli elettori di Trump, ho promesso che abbiamo vinto, siamo usciti, basta, capito? sì. Cioè, Il fatto è che un'America non hanno vinto, però. che non piace a Sì, noi, però forse piace ai suoi elettori, capito? Questo è il dramma. Ah, sarebbe... Su questo pensare staremo a vedere, anche. Ah, lo so, ma sai, non ragionano mica in modo così sofisticato. Per cui adesso sul retroscena dello shutdown. Non è una grande tragedia economica, non è una roba che blocca tutto, però è una roba che mette Trump nel limelight, rafforza il suo consenso e mette il Congresso in difficoltà. Lui sembra prosperare, lo vedi in campagna stampa, guarda i suoi tweet. Sulla storia non ha backed off immediato. Adesso stiamo a vedere come va la storia dell'America, perché dei dazi, perché sai, col mercato giù del 20, tra 60 giorni. Se il suo obiettivo era di non far crollare il mercato, ormai il mercato gli è crollato. Quindi a sto punto forse gli conviene tornare indietro, sai, è tutto da giocare. In realtà, Sai, il mercato non è che possa cadere solo di 20 punti, può cadere benissimo di 40. sì, è giusto. Vediamo cosa decide al momento. Oh, staremo a vedere, ci sarà un inizio del 2019 molto scoppiettante sul lato a sponda dell'Atlantico, Alberto. Ciao Fabio, grazie. Ciao, ciao.